Quindi Pier Giorgio è assolutamente convinto che l'Italia stia imbroccando una strada sbagliata. Anche la Fucci di Torino, quando arriva Mussolini in visita ufficiale, espone la sua bandiera. Pier Giorgio, irritato davvero, straccia la testa e dice: non è possibile che anche la Fucci si pieghi a questo dittatore che domina il paese. Poi avrà modo di chiarire, di ritornare nei ranghi, ma certo compiendo un gesto molto forte. Lui stesso era stato vittima di un assalto della polizia a Roma durante una manifestazione dei giovani cattolici, quindi aveva percepito davvero la gravità di questo connubio tra i Savoia e questo movimento politico dominante, assolutista nel paese.